La parola stress ormai è entrata nel vocabolario corrente, anche se è un termine che può avere significati diversi. Uno stress, per esempio, può essere provocato da una sofferenza, da un'esperienza negativa, ma può essere anche accompagnato da un'attività creativa, quando nell'organismo si attivano sintomi di stress apparentemente simili, ma vissuti positivamente. C'è però anche uno stress semplicemente fisico, quando il corpo è sottoposto a sforzi intensi, prolungati, oppure uno stress psicofisico, quando all'impegno fisico si accompagna una forte pressione psicologica. Insomma, queste varie forme di stress sono oggi state studiate anche per capire le loro conseguenze e il loro collegamento con certe malattie. Marco Wieselberghi e Barbara Bernardini si sono recati alla Scuola Superiore di Sant'Anna a Pisa, dove si studiano persone sottoposte a situazioni estreme di stress, per capire cosa succede non solo nel loro corpo, ma anche nel loro cervello. Vediamo quello che si è scoperto. Chi non ha mai sperimentato quanto sia piena di stress la vita quotidiana? Dimmi, va bene. Pronto? No, non c'è. Ah, ok, grazie. Ma cos'è lo stress? È davvero una cosa di cui ci si può addirittura ammalare? Alcuni ricercatori di Pisa pensano di sì. A Pisa, un gruppo multidisciplinare di medici e ingegneri del CNR, dell'Università e della Scuola Sant'Anna ha creato un centro completamente dedicato alla fisiologia del corpo sotto stress. L'obiettivo del centro Extreme è capire in che modo condizioni particolari di impegno fisico e mentale possano favorire l'insorgenza delle malattie. Per farlo, si studia che cosa succede quando un corpo sano viene sottoposto a condizioni estreme. Per questo sono stati scelti due modelli di persone particolarmente sane e allo stesso tempo incredibilmente stressate: gli astronauti e i superatleti. Questi astronauti si stanno preparando per la missione più faticosa dall'inizio delle esplorazioni spaziali, la conquista di Marte. Per questo si preparano restando confinati in un angusto simulatore per molti mesi, sottoposti ad una pressione psicologica inimmaginabile. Questo invece è un atleta di Ironman, una delle competizioni di resistenza più faticose al mondo. Questi atleti di triathlon devono nuotare per oltre 4 km, poi pedalare per 180 km e infine correre per 42 km, tutto al massimo delle loro forze e senza fermarsi mai. La domanda era: in questi soggetti, dopo questa gara estenuante, esistono dei segni a livello del sistema nervoso centrale o cardiologico o respiratorio indicano una rottura di questo equilibrio? La reazione del loro organismo fornisce un modello eccellente per capire come mai sotto stress diventiamo più vulnerabili. Lo stress di un triatleta estremo, o Ironman, è uno stress acuto in cui si ha un sommovimento umorale, quindi di cortisolo, di sistema proinfiammatorio, estremamente intenso. Potrebbe essere lo stress che potrebbe avere, ad esempio, un pilota con un guasto ad un motore, mentre lo stress degli astronauti è uno stress cronico, è uno stress che perdura nel tempo, è uno stress di intensità minore, molto più simile a quello che possono provare ad esempio un manager o altre persone che sono sottoposte cronicamente a stress durante la giornata. I ricercatori hanno studiato ogni aspetto della fisiologia del loro corpo. Si è misurata la risposta polmonare e cardiaca allo sforzo, i livelli ormonali, il sistema immunitario. Sia negli astronauti che negli Iron Man aumenta in modo marcato la produzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, ma negli atleti il sistema cardiovascolare dà prova di un sorprendente adattamento. Dopo oltre 10 ore di sforzo intenso, il ventricolo sinistro del cuore si contrae molto meno del normale. I medici ritengono che il cuore si comporti così non perché danneggiato, ma piuttosto per adattarsi a sopportare un carico troppo intenso. E in effetti le fibre del miocardio dopo la gara non mostrano danni permanenti.
ma la vera sorpresa arriva studiando il cervello durante il sonno. Un elettroencefalogramma registra continuamente l'attività cerebrale. I ricercatori osservano le cosiddette oscillazioni ad onde lente che si generano durante la fase non REM del sonno. Queste onde, scoperte recentemente da un italiano, sono fondamentali per il benessere dell'organismo. Si generano dalle aree frontali del cervello e si propaga a metri al secondo verso le aree posteriori, svolgendo un ruolo determinante per il consolidamento della memoria e per le funzioni cognitive. A sorpresa, si è scoperto che sia negli atleti che negli astronauti lo stress fa scomparire quest'onda con effetti potenzialmente pericolosi. Non solo abbiamo un'alterazione delle funzioni cognitive come memoria, attenzione, integrazione visomotoria e altro ancora, ma abbiamo un'alterazione di tutte le funzioni cerebrali, ad esempio il controllo della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e anche le interazioni che il sistema nervoso centrale ha con il sistema immunitario e così via. Lo stress intenso e il conseguente aumento del cortisolo scompagina quindi una delle funzioni fisiologiche principali, il sonno. E la scomparsa della funzione ristoratrice del sonno rende l'organismo più vulnerabile alle malattie. Si sa che nei pazienti depressi, quindi con depressione, si ha questo tipo di alterazione. Così nei soggetti che hanno scompenso di cuore lo stesso. Ma lo stress di per sé non è sempre negativo. L'innalzamento del cortisolo serve a preparare il corpo a reagire sotto pressione, ma poi tutto dovrebbe ritornare a livelli basali, come succede negli atleti allenati. Dopo il recupero, le oscillazioni ad onde lente ritornano, ma se la pressione continua, l'organismo soffre. Quando poi queste modificazioni perdurano per un tempo troppo lungo, allora si passa da una condizione fisiologica a una condizione che possiamo definire prepatologica, che va sotto il nome di carico allostatico, che se perdura ancora nel tempo può dare origine ad una condizione patologica franca. Per questo c'è un grande fermento nella comunità scientifica per mettere a punto metodi per favorire il ripristino di queste onde, come la stimolazione transcranica, una leggerissima corrente applicata attraverso i lobi frontali. Quando queste tecniche saranno finalmente validate, il controllo dello stress sarà più alla portata. Si potranno, ad esempio, aiutare i pazienti nel recupero o dare una mano alle persone comuni che sono chiamate ogni giorno a vivere sotto pressione, a recuperare efficienza e benessere.